Amici, le anticipazioni della puntata di oggi. Tutto tace sul Capodanno Gate e nuovi allievi al serale. Oggi un nuovo appuntamento su Canale 5, con la scuola più amata d'Italia, tra sfide, sorprese per gli allievi e ancora qualche tensione in studio dopo il caso del 31 dicembre. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Oggi, domenica 22 gennaio 2023, va in onda una nuova puntata di Amici. Superato il grande caso Capodanno, su cui sono circolate diverse indiscrezioni mai confermate dalla produzione, gli allievi devono far valere la propria arte per poter accedere al serale. Spazio, quindi, alle gare di canto e di ballo. Ai primi in classifica, la possibilità di ottenere dai prof la tanto desiderata maglia che segna il passaggio alla fase finale. Nella puntata di Amici di oggi, non mancheranno gli ospiti. Ad esibirsi dal palco di Amici ci sarà Ernia che canterà Bella Fregatura, il suo ultimo singolo. Per giudicare invece le prove di ballo e canto ci saranno nomi noti del mondo dello spettacolo. A dare i propri voti ai cantanti Maria De Filippi ha chiamato l'amico e collega Gerry Scotti. Per i ballerini saranno tre gli esperti: Riccardo Cocchi, Virna Tuppi e Francesco Mariottini. Presenti anche il regista di videoclip Giacomo Triglia e il ballerino Garrison Rochelle che valuteranno il torneo di inediti e di ballo. Anche questo di oggi, 17° appuntamento pomeridiano, è stato registrato durante la settimana e per questo motivo sono note le anticipazioni, pubblicate dal profilo Twitter Amici News e riportate da Superguida TV, di quello che vedremo poi in puntata. Da qui in poi spoiler. Domenica non mancheranno gli ospiti. Ad esibirsi dal palco di Amici ci sarà Ernia che canterà Bella Fregatura, il suo ultimo singolo. Per giudicare invece le prove di ballo e canto ci saranno nomi noti del mondo dello spettacolo. A dare i propri voti ai cantanti Maria De Filippi ha chiamato l'amico e collega Gerry Scotti. Per i ballerini saranno tre gli esperti: Riccardo Cocchi, Virna Tuppi e Francesco Mariottini. Se la scorsa domenica sarà ricordata come una puntata con tanto di fuochi d'artificio, quella che vedremo domenica sarà sicuramente più tranquilla. Il tema Capodanno non sarà neanche più menzionato, se non per quanto riguarda Samu, che si era visto congelare la sfida per la troppa indecisione da parte della giudice che aveva richiesto la possibilità di vedere gli sfidanti in una prova comparata. Al momento Samu è ancora un allievo della scuola di Amici, ma per lui le sfide non sono finite. La sfida è stata interrotta dopo che Samu e Paki avevano ballato una comparata di hip hop e una di modern. Da Alessandra Celentano che ha richiesto l'ingresso nella casa, con un'aggiunta di un banco in più, di Paki. Settimana prossima Samu dovrà affrontare una nuova sfida. Secondo le anticipazioni Maria De Filippi, si sarebbe arrabbiata con Samu perché mentre stava ballando l'avversario si sarebbe tolto la maglietta. Gesto che durante le prove non aveva fatto, e a quanto pare non possono essere apportate modifiche rispetto a quello che è stato fatto in prova. Per cantanti e ballerini la produzione aveva messo in palio due premi: ballare al concerto di Achille Lauro e registrare un videoclip. Il ballerino che si è aggiudicato la possibilità di salire sul palco con il cantautore è Samu. La prova è stata giudicata da Garrison. Il cantante che potrà registrare il videoclip della sua canzone con Giacomo Triglia è Cricca. È stata di nuovo Alessandra Celentano ad assegnare la magia che dà accesso al serale di Amici. Dopo la decisione di dare la felpa color oro a Ramon, ecco che la maestra di danza ha scelto di portare con sé anche Isobel. La ballerina australiana, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa, ha ottenuto moltissimi consensi, proprio come Angelina Mango. Le due sono entrate nella stessa puntata. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.